Il governo litiga con 3 mesi di anticipo sulla manovra economica. Luigi Di Maio invita Matteo Salvini a chiarire quali sono le coperture della flat tax e intanto propone il taglio del cuneo fiscale. Non giochiamo a nascondino, è l'invito del vice premier al collega leghista. Con Massimo Garavaglia il carroccio affossa la proposta pentastellata sul salario minimo. L'unica cosa che non possiamo fare è aumentare i costi agli imprenditori, dice Garavaglia, ma non c'è pace, neppure nella Lega. Giancarlo Giorgetti liquida i mini bot, sono inverosimili, dice. Il governo torna a Taranto e assicura il suo impegno per una delle aree industriali più martoriate del paese. A 2 mesi dalla prima riunione, Luigi Di Maio assicura che a fine settembre saranno in fase di progetto esecutivo 500 milioni del miliardo stanziato. Il vice premier, contestato da cittadini e associazioni, sottolinea che sarà affrontato il tema della cassa integrazione, annunciata dall'azienda con la richiesta di chiarimenti immediati. Sul nodo dell'immunità penale per ArcelorMittal, Di Maio taglia corto, è risolto, l'immunità non c'è più. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria applaude all'attività della Guardia di Finanza. Grazie al contrasto di evasione ed elusione fiscale, dice in occasione della chiusura del corso della Scuola Economia e Finanza, si sta dando un concreto contributo alle manovre di finanza pubblica. Il ministro sottolinea l'importanza della formazione, indispensabile per la crescita e l'economia del paese. Cambiano i mercati e le imprese, aggiunge Tria, quindi dobbiamo attrezzarci per colpire gli illeciti. I mini bot sono armi di distrazione di massa di un governo che ha perso la bussola. L'Italia non è guidata da nessuno e purtroppo gli italiani pagano un prezzo enorme. Nicola Zingaretti riunisce la nuova segreteria al Nazareno e suona la carica in vista di una scadenza elettorale che potrebbe capitare prima del previsto. Metà componenti della squadra che lo affiancherà sono donne e donna è anche la vice segretaria Paola De Micheli. Siamo l'unica alternativa a questo governo. Intorno a noi c'è tanto. Disponibilità, dice Zingaretti. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.